Perfetto, va bene. Presidente Carlino, innanzitutto benvenuto in Trentino. Poi una responsabilità quella di, per il Trentino parlo, ospitare un convegno di caratura nazionale su temi così importanti, primo diciamo dopo un lungo periodo di lockdown. Sì, intanto è per me un piacere essere qui in questa splendida regione, in queste splendide province, tra queste meravigliose montagne. Sì, è il primo convegno, credo, che si svolge in presenza dopo tanti mesi di chiusura, di lockdown, di convegni svolti, ne abbiamo fatti tanti anche da remoto. Questo è il primo e sono veramente contento che questo convegno si possa svolgere qui a Madonna di Campiglio. Veniamo un po' ai contenuti e alle aspettative, perché la ripartenza del paese passa attraverso una osservanza delle regole, però mi verrebbe da dire, nello stesso tempo, una capacità di dialogo e di ascolto tra livelli istituzionali. Questo è un convegno molto importante, un convegno importante perché parliamo di pubblica amministrazione e pubblico impiego. La pubblica amministrazione e ovviamente chi opera per conto della pubblica amministrazione avrà un ruolo fondamentale nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. E quindi è importante appunto capire come la pubblica amministrazione deve evolvere nell'organizzazione appunto della governance del piano e come i pubblici dipendenti debbano, diciamo, adeguare la propria attività alle esigenze che derivano appunto dalle necessità di attuazione del piano. Ci si può aspettare qualche soluzione pratica poi da mettere in campo da questi 2 giorni di confronto? Intanto, secondo me, insomma, la prima cosa che va fatta, che va curata con grande attenzione, è la formazione del personale. È chiaro che purtroppo negli ultimi anni non vi sono stati molti accessi nella pubblica amministrazione per effetto del blocco del turnover, no? Che ha impedito per ragioni finanziarie di poter procedere ad assunzioni di personale. E quindi noi ci troviamo di fronte a un nucleo di pubblici impiegati ormai abbastanza avanti negli anni, lo abbiamo detto anche in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato, l'età media è 51 anni, quindi insomma sono funzionari ormai abbastanza avanti negli anni, che però hanno il dovere anch'essi di, diciamo, formarsi, di continuare a formarsi e soprattutto di formare le nuove generazioni, tanti giovani che saranno presto assunti appunto nella pubblica amministrazione e che dovranno operare per l'attuazione del PNRR. Quindi dalla sua esperienza il consiglio che può dare è quello di continuare nell'aggiornamento. Continuare moltissimo nell'aggiornamento perché l'aggiornamento tutto sommato consente ai pubblici dipendenti di non sbagliare e quindi di non incorrere in responsabilità. In questo la Corte sarà vicina ai pubblici dipendenti perché come voi sapete la Corte svolge una duplice attività, un'attività di controllo che è fondamentale anche per consentire alle amministrazioni e a chi opera per conto delle pubbliche amministrazioni di operare entro percorsi di legalità. Quindi la Corte dei Conti accompagnerà in questo percorso le amministrazioni. Ovviamente se i dipendenti dovessero sbagliare, si sbaglia ovviamente per dolo o per colpa grave, la Corte dei Conti con la giurisdizione è pronta a sanzionare chiunque non abbia impiegato adeguatamente le risorse che ci sono state assegnate. È stato detto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che non ci possiamo permettere di sprecare alcunché, quindi neanche un euro di risorse pubbliche può essere sprecato. La Corte vigilerà su questo. Bene, è un messaggio. L'esperienza è un tesoro e abbiamo qui un personaggio, se mi consentite questo termine, che di esperienza ne ha tanta, trascorsa a livello istituzionale, ad alti livelli istituzionali, e siamo onorati della sua presenza a questo convegno. Ma quali aspettative ci sono? Aspettative sono di trovare delle risposte a molte delle domande che nel Paese si pongono. Dalla ripresa economica parte attraverso le riforme e quindi discutere del pubblico impiego in un contesto nel quale si può finalmente di presenza rincontrarsi, lo scambio di esperienze, di informazioni e anche di prospettive è un confronto utilissimo perché occorre trovare le strade e trovare delle strade utili perché il paese possa riprendersi. E questo del convegno di oggi ne è una prima importante manifestazione, espressione. Presidente Buscema, però la spinta per le riforme, no? Il nostro Paese
ha sempre a cuore il dibattito sulle riforme. Immaginiamoci poi adesso in una ipotesi che la ripresa sia davvero possibile se il virus allenta la presa. Però questa spinta non rischia di indurre a errori? Il vostro contributo quale può essere? Ma diciamo che la ripresa sconta delle difficoltà, sconta il fatto di trovarsi di fronte a una situazione che non si era mai verificata. Avere tante risorse da utilizzare e da spendere significa impegnarsi perché i rischi debbano essere assolutamente limitati e quindi impegnarsi perché le riforme devono servire soprattutto per evitare i rischi dell'impiego distorto delle risorse. Quindi in qualche modo è proprio l'impegno di tutti trovare la strada giusta e soluzioni che siano soluzioni comode, tranquille ma efficaci. Credo che comunque l'approccio, la Corte dei Conti ha l'obbligo di verificare, di controllare, però l'approccio di un convegno potrebbe essere appunto dialogante. Ma io credo, fin quando sono stato Presidente della Corte, ho sempre creduto nel dialogo, il confronto tra gli operatori, il confronto con le amministrazioni. Quindi è importante il momento del confronto. La Corte è sempre stata, e lo è ancora, aperta al confronto. E io faccio sempre un riferimento a quello che è il ruolo della Corte. La Corte è un ruolo di verifica, è il controllore. È come se noi ci trovassimo di fronte a un medico che misura la temperatura. Allora, la temperatura, la misurazione, la valutazione la fa la Corte dei Conti, la misurazione delle difficoltà. Ma poi sta al medico a trovare una soluzione. Quindi la Corte può verificare, ma le soluzioni devono essere date da coloro che poi devono operare concretamente, risolvere le situazioni. La Corte può dare la sua esperienza, confrontandosi, ponendo a disposizione quelli che sono i risultati della sua attività di controllo.